Fra il mio incidente e l'assassinio di mia madre potrebbe esserci un collegamento. La procura lo scoprirà. Ha rotto il silenzio Giuliano Saponi, il figlio di Pierina Paganelli, l'ex infermiera in pensione di 78 anni, brutalmente uccisa con 17 coltellate a Rimini la sera del 3 ottobre alle 22. La donna stava tornando da un incontro spirituale nella sala del Regno dei Testimoni di Geova e aveva appena parcheggiato la sua auto nei parcheggi sotterranei del condominio in cui abitava. Si accingeva a salire le scale per raggiungere la sua abitazione quando è stata assalita e uccisa in modo brutale. Nessun testimone oculare ha assistito all'aggressione e le indagini sono in corso con l'analisi dei video delle telecamere di sorveglianza. In uno di questi video è udibile un grido, probabilmente emesso dalla vittima. Il mistero è perché qualcuno avrebbe voluto del male a Pierina, una donna con una reputazione di bontà, generosità e vulnerabilità, al punto da compiere un omicidio così efferato con numerose coltellate. Come abbiamo già riportato, potrebbe esserci una connessione tra il suo omicidio e l'incidente strano occorso a suo figlio Giuliano il 7 maggio. L'uomo è rimasto gravemente ferito mentre si stava recando al lavoro in bicicletta. Presentava segni evidenti di una violenta aggressione sul volto, mentre la bicicletta sembrava sostanzialmente intatta, suggerendo che qualcuno o qualcosa avesse colpito direttamente la sua testa, facendolo cadere. Dalla dinamica dell'incidente, sembra che l'uomo non sia stato vittima di un semplice incidente stradale con omissione di soccorso, ma piuttosto di qualcosa di ben più sinistro. Giuliano è rimasto in coma per 2 mesi, ma alla fine si è risvegliato e la sua condizione è gradualmente migliorata. Le dimissioni dall'ospedale erano previste proprio nei giorni in cui sua madre è stata brutalmente assassinata. Tuttavia, il suo ritorno a casa è stato rinviato poiché si trova sotto shock e c'è ancora un assassino in libertà che potrebbe colpire nuovamente. Giuliano, con un filo di voce, ha parlato dal suo letto d'ospedale. «Sono ancora ricoverato. Mi sto riprendendo anche grazie alla fisioterapia che sto facendo qui in clinica». Già interrogato dalle autorità, Giuliano ha condiviso le sue preoccupazioni riguardo all'omicidio di sua madre e ha dichiarato di avere piena fiducia nell'operato della procura. Tuttavia, per quanto riguarda il movente del crimine, ci troviamo ancora in una fase di pura speculazione. In giorni recenti erano circolate voci riguardo a una possibile relazione tra la moglie di Giuliano, di nome Manuela Bianchi, e un uomo di origini senegalesi, chiamato Luis, che era anche loro vicino di casa. Questa presunta relazione era diventata di conoscenza pubblica, coinvolgendo anche Pierina e il suo ex marito Gianfranco Saponi. Tuttavia, in merito a questa situazione, Giuliano non ha voluto rilasciare dichiarazioni. D'altro canto, suo padre, Gianfranco, ha espresso apertamente il proprio punto di vista sulla questione. Pierina sapeva che Manuela, la nuora, aveva una relazione con un vicino. La cosa era nota alla famiglia. Prima dell'incidente lei e mio figlio si erano lasciati, ma poi si erano riavvicinati dopo quello che è successo a lui. La presunta relazione tra Manuela e Luis potrebbe in qualche modo essere collegata alla tragica morte di Pierina? Al momento è difficile dare una risposta certa a questa domanda. Quello che sappiamo con sicurezza è che è stata Manuela stessa a scoprire il corpo inerte di sua suocera la mattina seguente alle 8 del 4 ottobre. Manuela è stata interrogata dalle autorità per un totale di circa 20 ore e successivamente anche Luis, il suo presunto amante, è stato sottoposto a interrogatorio. Questo passo era necessario dato che sembra che sia stata proprio Manuela a dare l'allarme e a chiamare Luis dopo aver trovato il corpo di Pierina nel garage. Importante notare che tutti e tre vivevano nello stesso edificio, con le rispettive unità abitative di fronte l'una all'altra e avevano accesso ai garage utilizzando lo stesso cancello, il quale era aperto con un telecomando. La sera del 3 ottobre, quando Pierina è rientrata dalla preghiera, il cancello era chiuso come consuetudine per motivi di sicurezza.
ci sono diverse domande cruciali che richiedono risposte nel mistero dell'omicidio di Pierina. Se l'assassino è giunto da fuori, come ha fatto ad entrare? Possedeva le chiavi dell'edificio o conosceva bene quei luoghi? Poteva essere in agguato? Oppure è possibile che l'omicida risieda nello stesso palazzo? Il personale specializzato della polizia scientifica è recentemente entrato sia nell'appartamento di Manuela Bianchi che in quello di suo fratello, Loris Bianchi, alla ricerca di eventuali tracce di sangue, utilizzando anche il Luminol. Sembra che in passato entrambi i fratelli abbiano avuto rapporti tesi con la vittima. È importante notare che la sera del 3 ottobre, in un orario compatibile con l'aggressione mortale di Pierina, i due fratelli erano presenti insieme con la figlia di Manuela, una ragazza di 16 anni. Questo suggerirebbe che potrebbero disporre di un alibi. Inoltre, l'uomo sostiene di essere rientrato a casa a Riccione alle 23:30, il che potrebbe essere confermato da altre indagini. Le prove raccolte confermano che Manuela Bianchi ha inviato e ricevuto foto e messaggi sul suo cellulare, suggerendo la sua preoccupazione per l'intera famiglia, compresi i fratelli. Il DNA e le impronte digitali dei fratelli Bianchi sono stati recentemente prelevati per ulteriori indagini. È importante notare che dietro sia alla presunta aggressione al marito che all'omicidio della suocera potrebbe celarsi un'unica mano, il che rende ancora più inquietante la situazione. Attualmente le indagini continuano e si procede contro ignoti. Nessun nome è stato inserito nel registro degli indagati fino a questo momento. La pista di una rapina finita tragicamente è stata esclusa. Nella borsa della pensionata non è stato riscontrato alcun furto. Durante le indagini è emerso che spesso alla nonna Pierina si univa per gli incontri di preghiera la nipote di 16 anni, figlia di Giuliano e Manuela. La sera del 3 ottobre, per fortuna, Pierina era da sola. Questa situazione solleva un interrogativo inquietante. Cosa sarebbe accaduto se anche la ragazza fosse stata presente? Questa domanda ha portato la famiglia a stringersi intorno alla giovane. La pista familiare è stata esclusa da Duilio Bianchi, padre di Manuela, che è stato intercettato dai giornalisti davanti a casa e si è limitato a dichiarare «il killer non è della famiglia». In aggiunta, in questi giorni, sono emerse preoccupanti affermazioni sui social media riguardo a Pierina. Queste frasi inquietanti sono state pubblicate da un singolo utente anonimo che ipotizza un collegamento tra la morte della pensionata e la sua presenza alla Congregazione dei Testimoni di Geova. I messaggi sono stati consegnati alle autorità giudiziarie. Nel frattempo, i tre figli di Pierina, Giuliano, Giacomo e Chiara, hanno condiviso una lettera tramite i loro avvocati in cui esprimono il loro profondo dolore e scrivono: «Ci piacerebbe tanto piangere nostra madre, ma al momento non ci è possibile. Sono passati giorni ormai, ma non riusciamo ad accettare che la donna di cui parlano tutti i notiziari e i giornali sia la mamma. Sentirla chiamare anziana poi ci strappa un piccolo sorriso. Gli anni non te li toglie nessuno, ma la mamma era una persona dinamica, piena di amicizie profonde e sempre impegnata in mille attività e passioni. Era quasi impossibile tenere il suo passo. Aveva un intenso amore per i suoi nipoti, che considerava il dono più bello che la vita gli avesse mai fatto. Durante i mesi difficili dopo l'incidente di Giuliano, ha lottato come una leonessa. È un vuoto infinito, un vuoto senza senso». Nella lettera c'è un accenno alle indagini condotte dalla squadra mobile e si legge: «Siamo fiduciosi che la verità verrà a galla. Abbiamo piena fiducia nella procura e nella polizia, nelle quali sappiamo lavorano delle eccellenze, tutte fortemente motivate». Nel corso della settimana si sono tenuti i funerali di Pierina nella sala del Regno dei Testimoni di Geova di Bellariva. In quell'occasione i familiari e gli amici più stretti hanno potuto rendere l'ultimo e commosso omaggio alla sua memoria. Giuliano Saponi ha dichiarato: «Sono sicuro che si verrà a capo di questa storia. Mia mamma era qui, in ospedale, tutti i giorni. Potete immaginare quanto fosse preziosa per me la sua presenza. Avrò sempre quel pensiero, quel ricordo di lei. Un dolore che si fonde con la paura,
poiché l'assassino è ancora in libertà e potrebbe essere la persona che ha brutalmente aggredito Giuliano, mettendolo in fin di vita.